Per guardare delle, cioè per riuscire a vedere delle striature o delle imperfezioni nella tavola, bisogna metterla in controluce, se no non li vedi. Quindi mettere la tavola in controluce e impastare un gesso molto morbido, perché deve andare a chiudere delle fessure piccolissime e quindi poi deve essere carteggiabile con una carta fina e non ci dobbiamo esasperare, quindi uno stucco molto leggero. E per andare a chiudere quelle fessure, quelle crepature che si sono venute a creare con lo stucco un pochettino più duro. Questo tipo di stucco asciugherà in poco tempo, in una mezz'oretta, massimo un'ora, sarà asciutto. Come vedete c'è molto lavoro da fare, non è orizzontalizzare una tavola, non è una cosa che si fa in 5 minuti. Quando lo stucco diventa duro, cioè che perde l'acqua e non può essere più passato e fargli lasciare uno strato sottile, quello che c'è nella spatola va tolto, messo da parte e preso quello più morbido. Adesso passeremo. Carteggeremo con una 600 e poi successivamente con una 1000, in modo che avremo una superficie quasi a specchio, cioè riesce quasi a riflettere le immagini che la colpiscono. Questo perché il film pittorico che andremo a passare su questa tavola sarà molto sottile in quanto dobbiamo realizzare un'opera iperrealistica e quindi mi necessita una tavola abbastanza liscia su cui puoi mettere questo film e passarlo con il ventaglio, con il pennello a ventaglio per lisciarlo quanto più possibile. Queste sono le due carte vetrate che utilizzerò. Lo stucco è asciutto, adesso procediamo alla carteggiatura nei punti dove abbiamo messo, sempre con la stessa la 600, in modo da avere una superficie liscia con la stessa grana che abbiamo utilizzato in precedenza. Cancello col pennello perché le mani possono essere unte o sporche e quindi nel momento in cui vado a cancellare o sporco il fondo perché ho le mani, come vedete, sono sporche. Qua vedete, il dito è sporco. E poi tra l'altro possono essere umide e comunque sono unte, quindi rovinerei il piano. È consigliabile che teniate un pennellino anche di poco costo, preso dai cinesi e ve lo tenete a portata di mano per pulire il disegno man mano. Diciamo che ci possiamo accontentare, il disegno è abbastanza dettagliato e possiamo passare adesso a fare il fondo. Cerchiamo di creare un grigio un pochettino azzurrato. Stavolta non ho il bistro. Oddio, potrei ricrearlo, non è una cosa dell'altro mondo, però ho un eccesso di nero che devo smaltire perché è passato parecchio tempo
quindi stavolta utilizzerò anziché il bistro proprio il nero avorio. Lo utilizzerò con l'aggiunta, perché lo voglio leggermente azzurrato, con un po' di ceruleo, ma proprio una puntina. E questo sfondo deve essere uno sfondo molto chiaro, quindi metto un bel po' di bianco, perché mi deve bastare per 2 o 3 mani. E poi ne metto un pochino qui nel caso in cui dovesse servire per schiarire ulteriormente. Ci prendiamo la nostra brava spatolina senza aggiungere liquid e nulla, colore puro da tubetto. Incominciamo ad impastare per ottenere un grigio chiaro. Abbiamo passato 3 mani di colore. Il colore, quando lo impastiamo, dobbiamo cercare di impastarne una quantità che ci rimanga, perché quando andremo a lavorare sul soggetto principale può capitare che ce ne serva un pochino per lo scontorno, o usciamo fuori, non ce ne accorgiamo, con il pennellino asciuga e quindi dobbiamo ripassarci di sopra, oppure ci possono essere delle zone sporche nel fondo, oppure non ci accorgiamo di particolari dei quali poi ci accorgeremo quando sarà seccato il colore, quindi una piccola parte della stessa tonalità ce la dobbiamo tenere. E in più queste sono le linee e i quadratini che dobbiamo andare a fare con i colori primari, sigillati sempre con carta adesiva e con i bordi sempre sigillati, mi raccomando, al solito, in questo caso di bianco, che poi verranno sigillati con lo stesso colore, quindi questo colore poi vi servirà pure per la sigillatura dei bordi, e per poi andare a mettere il colore e venire le linee perfette per come abbiamo imparato a fare. Come ho proceduto per il fondo, ho passato 3 mani di questo colore con liquin, diciamo quasi un 30% di liquin e 70% di colore. Tra la prima e la seconda mano ho passato della vernice a ritocco fatta con 2 parti di trementina e 1 parte di liquin per sigillare ancora meglio il fondo. Quindi tra la prima e la seconda mano, data con il liquin, ho passato la vernice a ritocco fatta per come avevo detto. La terza mano invece l'ho passata con il medium che utilizzerò per realizzare il soggetto principale e anche le linee, in modo che il film che verrà fuori una volta asciutto sarà uguale a quello del fondo, perché sennò si vede un fondo opaco e il soggetto principale un pochettino più lucido, satinato. Questo diciamo che avrebbe poca valenza, perché tanto poi dobbiamo verniciare e quindi la vernice diciamo copre tutto. Però anche per una questione di uniformità è un quadraolio, quindi rimarrà diversi mesi senza verniciatura, e quindi se lo vogliamo esporre cerchiamo di creare il fondo e il soggetto principale uguali. Però ripeto, è una questione mia più che altro, perché la vernice, torno a ripetere, va poi a uniformare il tutto. Volendo potete anche utilizzare il fondo in acrilico e fare solo il soggetto ad olio che vi necessita di sfumature che riescono meglio con l'olio. Procedete come meglio credete, io preferisco fare tutto ad olio, anche perché il film pittorico si stende meglio. Ho utilizzato, vi faccio vedere i pennelli che ho utilizzato. Ho utilizzato questo genere di pennelli, ho utilizzato un ventaglio, il ventaglio va asciugato, man mano che viene passato va asciugato su carta in modo da passarlo sempre asciutto,
nel caso la superficie fosse maggiore e questo si sporca, ne dovete utilizzare un altro. Questo invece è il pennello piatto che ho utilizzato per passare il colore prima di passare il pennello a ventaglio. Mi pare che non ho altro da dirvi. Nel prossimo filmato ci interesseremo delle linee e del soggetto principale. Vi raccomando, se volete essere aggiornati, di registrarvi al mio canale YouTube, e mettere un like se vi piace il filmato, e se volete vi potete registrare pure alla mia pagina Facebook, al mio profilo sempre Facebook, oppure al mio canale Instagram. Vi abbraccio e alla prossima!